In questa stagione, all'inizio dell'autunno, il consiglio dei nutrizionisti è sempre quello di acquistare frutta e verdura di stagione e di seguire la dieta mediterranea. Dimentichiamoci pesche, fragole o anguria. È arrivato l'autunno e nonostante il tempo continui a fare i capricci, bisogna iniziare a prepararsi al gran freddo dell'inverno. La prima arma per difenderci da malanni stagionali è proprio qui, tra i banchi del mercato. Frutta e verdura, perché sono importanti come alimenti? In quanto sono ricche in antiossidanti, vitamine, sali minerali, che sono così importanti per donare al nostro organismo una certa resistenza nei confronti soprattutto dei virus respiratori che con il tempo cattivo incominciano a essere sempre più aggressivi. Via libera quindi a mele, pere, cachi o uva. Per la verdura sono invece immancabili la zucca, broccoli, cavolfiori, peperoni, ricchi di vitamina A. Alleati perfetti non solo della salute, ma anche della linea, purché si stia attenti ai condimenti. Per perdere quel chilo guadagnato in estate, attenzione ai formaggi. Ci vuole moderazione soprattutto per quelli a pasta dura. Preferire i latticini, perché contengono meno grassi. Quali sono, per esempio, i fiocchi, la ricotta di mucca, la mozzarella di mucca? Tra le carni, meglio quelle più magre come le bianche, ma le rosse non vanno dimenticate perché fonti di ferro, necessarie per rinforzare il nostro organismo. Un altro piatto altrettanto ricco di proteine, ma sicuramente con meno grassi, è il pesce. Questi grassi sono i cosiddetti omega 3, che non sono dannosi per le nostre arterie, anzi, sono protettivi e quindi prevengono l'infarto e prevengono l'ictus cerebrale. Un ultimo passaggio, infine, al bancone di pasta, riso e pane. La cosa importante è cercare di mangiarli separatamente, che significa non possiamo mangiare la pasta e dopo anche le patate nello stesso pasto. E un'altra cosa di cercare di non mangiarli la sera, al di là del pane che è concesso anche la sera, in quanto hanno bisogno di tempo per essere smaltiti, di attività fisica e notoriamente la sera ne facciamo poca.